Eccoci mister, una sconfitta di misura, avete subito quel gol poco dopo l'inizio e da lì non siete riusciti a sbloccare la partita. Sì, è vero, abbiamo fatto un'ingenuità sul calcio d'angolo perché la palla è rimasta là e uno di loro ha fatto gol di tacco girato, quindi vuol dire che comunque era da solo, altrimenti avremmo potuto impallarlo. Ci vuole più determinazione su questi episodi che decidono le partite. Abbiamo avuto la grande occasione con il nostro attaccante che ha superato il portiere col pallonetto, però purtroppo era debole il tiro e magari lì forse si sarebbe riequilibrata la partita e magari avremmo strappato il punto comunque contro un Portogallo ben organizzato, con giocatori anche di qualità e ci sta, dopo abbiamo creato più che altro con soluzioni al limite, però tiri che sono mancati di un po' di precisione, magari con un pizzico di fortuna abbiamo potuto vantare il pareggio. Sì, sembra un po' che il Portogallo dopo il vantaggio abbia pensato ad amministrare e avete avuto voi il compito di condurre la partita e l'avete fatto fino all'ultimo, si può dire, però è andata così, giro di boa di questo girone di andata di questo campionato, dovesse fare un bilancio, qual è la vostra posizione? Ma sicuramente non ci soddisfa perché comunque siamo inguaiati nella zona dei play-out e bisogna vedere anche gli altri risultati. È vero che la classifica è molto corta, però abbiamo perso una serie di scontri diretti con squadre di bassa classifica che magari avrebbero potuto determinare una classifica diversa per noi. Mi sembra comunque che ci sono tutte le possibilità per riagguantare qualche posizione di più respiro, di maggior respiro, e dobbiamo crederci, dobbiamo continuare, le nostre caratteristiche sono queste, sappiamo che dobbiamo correre, soffrire e dobbiamo continuare così e sperare che adesso c'è la pausa che viene anche a puntino, che eravamo su un momento, su un trend negativo, e ripartire poi con il giorno dell'andata di ritorno. Ma ha bruciato l'ultima domanda perché volevo capire se questa pausa per voi è oro e viene nel momento giusto. Sì, sicuramente è rigenerante perché veniamo comunque da 4 sconfitte e ci permette di interrompere almeno a livello di tempo questo trend negativo. Dobbiamo ripartire con il giorno di ritorno in maniera più efficace. Grazie mister. Lei.